Paolo è stato, diciamo, il primo maestro cinematograficamente parlando. Ecco, quindi non solo il maestro nel film Marco Tullio Sperelli, ma un maestro di vissuto cinematografico. Noi tutti lì eravamo 14 bambini, quindi potrai immaginare, un macello era sul set. Ci aspettavamo il Fantozzi. E Paolo era tutto tranne che il Fantozzi che ci aspettavamo noi, una persona molto seria, molto ligia, molto precisa, poco goffa, serioso. Conoscerlo dal vivo e capire che era un uomo totalmente diverso dal personaggio che ha sempre interpretato e che l'ha reso famoso e che l'ha reso un'icona agli occhi di noi italiani e non solo. E faceva strano, soprattutto attraverso gli occhi e negli occhi di un bambino di 8 anni. L'icona, Villaggio, dobbiamo molto a lui. Quindi è come se in qualche modo adesso venisse a mancare un pezzo di quelle fondamenta che poi hanno costruito quello che sono adesso. C'era la frase, l'ultima mia battuta nel film, che era rivolta proprio a lui, e diceva: perché la scuola la schifo, ma voi no. E questo è un po' è quello che è mancato oggi, potergli dire, cioè poterlo salutare e dire: Paolo, ma sai che ti voglio bene. Professore, perché io la scuola la schifo e la odio, ma lei no. E secondo me quella è una frase che, diciamo, racchiude tutto il senso di film, cioè che nonostante comunque questi bambini ci vadano malvolentieri a scuola, grazie appunto a questo maestro gli ha dato uno scopo, diciamo. Era, secondo me, il più grande professionista che abbiamo avuto nel mondo del cinema. Secondo me abbiamo perso forse il più grande. Quando l'abbiamo incontrato la prima volta, stavamo registrando La colonna sonora di Io spero ma che me la cavo. E eravamo 17 pazzi bambini che ricorrevano incontro. Fantozzi, Fantozzi, Fantozzi. Lui disse: ragazzi, fermi, 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 andate di là che dobbiamo lavorare e ci salutiamo dopo. E noi: ma come Fantozzi? Però poi abbiamo capito che Fantozzi è una cosa e Paolo Villaggio ne è un'altra. Abbiamo conosciuto il vero Paolo. Il vero Paolo, quello triste, quello malinconico, quello serio, quello austero. E qualche volta ci faceva delle scenette simpatiche per, diciamo, stemperare la tensione. Perché Lina Wertmüller è una regista estremamente rigida e quindi ogni tanto, ringraziando il cielo, Paolo ci faceva qualche scenetta. Un'altra scena. Io spero che me la cavo, scena dell'addio del professore. Stavamo ad Andria a girare. Era pieno inverno, faceva un freddo spaventoso ed eravamo vestiti proprio come periodo primaverile a Napoli. Ma si stava veramente, faceva un freddo, si battevano i denti, tutti quanti giacca a vento, montoni e tutto, noi con le magliettine sottili. E lui diceva: ragazzi, tutti voi siete attori, gli attori non hanno caldo, gli attori non hanno freddo, quindi smettetela di battere i denti. Noi così, concentratissimo sul lavoro e tutto. Io là che ero bambino, volevo fare tutto. Questo è un grande esempio. Se tu oggi dovessi pensare a qualcosa che Paolo Villaggio ti ha insegnato. La serietà. Questo film è basato su un libro, appunto Speriamo che me la cavo, dove proprio racconta appunto questa storia vera. Quindi, diciamo, un esempio di scuola che a me piace questo tipo di scuola.